Sbrigafioi, qual Masseo, oggi farò un'intro un po' lunga perché devo dire un paio di cose. Prima cosa, Marco Zucchina, ovvero Marco Zuckerberg, ha dimezzato così dal nulla il coinvolgimento su Instagram, ovvero molti di voi probabilmente non vedono più né i miei post né le mie storie. Quello che vi consiglio e vi chiedo gentilmente è di andare sul mio profilo, in alto a destra c'è una campanellina e di attivare storie e post. Ha deciso così, da un giorno all'altro si sveglia Marco Zucchina e dice: Mauro, sai cosa facciamo oggi? Dimezziamo tutti i coinvolgimenti dei fioi. Sì, è una bella mossa. Seconda cosa, Level Up. Promozione fino al 12 novembre. Con il codice sconto al Masseo avete il 15% di sconto dal 5 di novembre al 12 di novembre a mezzanotte. 15% di sconto, quindi io vi dico approfittatene. Non ho altro da aggiungere, vi lascio la prima puntata del collegio. Vi chiedo così, per gioco, 250.000 like, a buffo ragazzi, non succede niente se li raggiungiamo, così tanto per vedere, per provare la potenza dei fioi. E vi ricordo che in questi giorni ci sarà su Twitch, oltre vabbè alle reaction, alle prossime puntate, anche l'anteprima di Assassin's Creed Valhalla. Vi lascio il video, beh amori. Andiamo, dai, via, andiamo. Bisogna adattarsi. Cosa cazzo piangi? Ecco. Non mi interessa con posti in posizione. Perché, oh, li stanno blastando sempre. È tutto chiaro? Oh, è chiaro, bambini coglioni! No, mi dissocio. Voglio la mamma, no? Voglio la mamma, sì, la mamma. Potrebbe i capelli. Ma bentornati negli anni 90, che cosa? Buonasera, sono Giancarlo Magalli. Ma che cazzo vuol dire Giancarlo Magalli? Non mi chiamate Aurora, mi chiamate di tutti i vostri. Sei simpatico come una merda. Sbaro. Non appendi sulla lingua. Every questo time. No! Copyright! Zitto, Travis, zitto. Finalmente mio papà se ne va. Padre, ma che cazzo fai, padre? E ti fai maltrattare così da tua figlia? Fammi capire, quindi entrano separatamente, a quanto ho capito? Queste sono già in cerca di fringuelli. Collegio senza maschi, cioè, che dobbiamo fare? Una palla, ci scocciamo. Come è una palla? È una palla, papà. Tranquillo. Tranquilla! Per papà che dice tranquilla! Ma questi stanno già a pensare a che cosa? Cosa? Non siamo su Brothers! Non è Fake Taxi questo, signorine! Tranquilla, eh! Tranquilla, eh! No! Ma vuoi dirmi che questo qua va a sostituire l'impasticatore? No! Ma dov'è l'altro sorvegliante impasticcato? Eccoli, eccoli! Il quartetto divino! Eccolo! Ecco, guarda quanto è fiero il prof Carnevale! Allora, Carnevale, guardalo! Saluto al prof Carnevale, grandissimo, fiero! A Pitolicchio, bella ordinata, a Pitolicchio! Guarda, la mangi che sbo! Ah, mangi incazzato nero! Impassibile, cosa devono fare? Un balletto! Riusciamo a mantenere un contegno per questo luogo? In insomma, presenza di professori? Tappati quel grazie. Buco. No, ma nel senso. Preside, eccolo! È proprio lui! E benvenuti in questo nuovo ma storico collegio. Certamente sapete chi era, signorina Bertollo. Re d'Italia. Re d'Italia. Adesso non c'è più la monarchia, giusto? No! C'è il regime del Masseo, nel senso. Anche in Sudafrica. Anche in Sudafrica, apartheid. Il regime dell'apartheid. Sì. Non so cos'è proprio. Cioè, l'apartheid non so cos'è. L'apartheid? Ma che cazzo vuol dire l'apartheid? Io non starò alle regole assolutamente, perché dovrei. Cioè, non sono venuta qui per stare alle regole, né per imparare a stare alle regole. Allora sì, allora dai, andiamo in giro, ammazziamo le persone, tagliamogli la gola e via. Che se ne frega delle regole, no? Spacciamo droga, facciamoci di qualsiasi cosa. Sì, chi se ne frega delle regole, anarchia. Andiamo a tutto, caos totale. Non ci sarà il test d'ingresso. Ma come no? E guardi, preside! Non ci sarà un test d'ingresso. Saranno 20. Ci sarà, signorina Bertollo. Sta zitta, lei Bertollo! E stia un po' zitta. Che cazzo, no, preside, glielo dica. Parlo. Ma che cazzo vuol dire c'ho la voce parlo? C'ho le mani, picchio le persone! Ma che cazzo significa? C'ho il cazzo, lo sbatto in faccia a tutti, ma non è che cazzo di metro di paragone è? E la scuola mi fa proprio schifo. E se non esistesse, il mondo sarebbe un posto migliore. No, ma veramente. Ma come se non esistesse sarebbe un posto migliore? Saremmo come te. Evita di toccarmi, che mi dai fastidio.
come fai a farti trattare così da tuo figlio? Io rispondevo così, mi prendevo quattro schiaffi in bocca. Ma che cazzo di fine hanno fatto i genitori di una volta? Un po' boomer questa frase, un po' boomer. Però porca troia, dopo questi stronzetti piccolini vengono dai più grandi a disrespettare. Rispetto per i più vecchi. Altra frase da boomer, incredibile. Ma che può fare il padre? Poveraccio, sarà un pezzo di pane. Una testata in bocca non fa mai male, Gianco. Educativa. Mo ti sei svegliato la mattina, facciamo tanti test. A me non va bene, sappilo. Peccato che lui è il preside e tu non conti un cazzo. È venuto il momento di affidarci le vostre fanciulle. Momento dei pianti? Lacrime? Dai, non piangi. Piange. No. Io non volevo piangere. Ma ogni anno è uguale, però. Ogni anno fanno sempre le stesse minchiate, regà. Cioè, nasconda roba e vaffanculo, ma dai. Cosa vuol fare nella vita, signorina? Chiara Ferragni. Che cosa vuole fare nella vita, Chiara Ferragni? Vabbè, anch'io vorrei fare Chiara Ferragni nella vita, effettivamente. Senza Fedez, però. Ah, è sessi, che un bacio a Federico. Dovremmo fare tutti un bocchino, Chiara Ferragni. Ma nel senso. Nel senso goliardico della parola. Di socio. Aquí tenemos el maquillaje. And here I have. No, la sta confondendo! La sta confondendo con la sua. Con la sua poliglottezza! Tutta poliglotta! Das ist alle. Lei dove si stalle? A Strasburgo. Megoglioni a Strasburgo. Ah, sì. Ho 15 anni e parlo l'italiano, sì. Lo spagnolo, l'inglese, sì. Il francese, il tedesco. Gliel'ha proposto il rasoio la signora Scognamiglio? Sarebbe troppo bello. Sarebbe bello. Non la piagne così. Cattiva. Oh. Rasala, rasala, tosala. Di... Sì. Ai maschi do cazzo stanno. I fioi. Eccoli. A sedere, stronzole. Facci sentire. Test psicoattitudinale. Psicoattitudinale. Noi vogliamo testare la vostra personalità. Sì. Personalità? Uè, ci sto io presente. Eccomi. Che cozzalone? Un po' meno. Potete portare con voi solo un oggetto che rappresenti la nostra civiltà. Un mappamondo VHS del film Pretty Woman. Un disco degli 883. L'unica più logica è proprio il mappamondo. Quindi scartiamo il mappamondo. Ma perché? Ma come cazzo glielo spiega agli alieni la Divina Commedia? Ma la Gioconda che cazzo gli dice agli alieni? Guarda, Leonardo da Vinci, orca puttana, ce l'ha dipinta. Ma che cazzo gli dici? Io avrei votato la Gioconda. Perché? Sì, dammi la motivazione logica. Ma il mondo! Devi rappresentare il mondo, non solo l'Italia. Va. Comunque Versace lo conoscono tutti. Ma non gli alieni! In questo test troverete elementi di logica. Io sono un uomo. Sì. Se il figlio di Antonio è il padre di mio figlio, chi sono io per Antonio? Non ho capito un cazzo, scusate. Il figlio di Antonio è il padre... Sono troppo rincoglionito. Io sono Groot. Io sono Power. Baci, sgama. Eccolo, eccolo! La selezione è molto rigorosa. Bastona! Sgronix? Minchia, il Maggi è incazzatissimo quest'anno. Minchia, raga, non me l'aspettavo. Neanche io. Voi altre, ahimè, cosa avete fatto? Non ci avete convinto. Oh no, questo c'ha il telefono. Dipendenti dal telefono. Siete dipendenti. Bambini dipendenti. Buongiorno, signorina. Buongiorno. 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 Secondo mi sta bombastico. Cazzo, ma cosa sta? Cazzo, che buono! Ma il collegio che cazzo è? Adesso arrivo, beh. Te sono tutte mie. No. Il mio sorriso così. No. Con le ragazze becco il palo, però faccio gol. L'importante è che alla fine la palla entra dentro la porta. Cioè col palo entra dentro la porta o non ho capito? Cioè, io ripeto, non siamo ai provini di qualcos'altro. Cioè, nel senso, mi sa che ha sbagliato. Hai sbagliato, Bonard. Guardate questo, mi prego. Guardate quello. È figlio di Trump. È figlio di Trump. No, se gli piace. A un matrimonio. Oh, Chiara Ferrà, se gli piace. Tu
due sono brutte. No, tre sono brutte. Ma come tre sono brutte? Ma cosa vuol dire? Cioè, il binocolo è lì. Con le femmine, sinceramente, mi aspettavo di meglio. Puntavo a standard più alti. Ma se non sai neanche convivere con te stesso. Le pischelle preferiscono meno vestiti addosso, sinceramente. Però vabbè, ma che vuol dire? Ma che cazzo? Ma questi non sanno. Ragazzi. Ma uno di voi ha avuto un contrattempo. E quindi attualmente siete in 10. Ragazzi, secondo me. Magari era fico. Cioè, ma che cazzo è strano amore sto collegio? Cioè, stanno tutti già ormonati. Voglio la divisa, assolutamente. Spero di prenderla perché Gesù è dalla mia parte. Non puoi corrompere Gesù. Ma che cazzo di concetto è? Scusami. Voi potete sentiamo signorine, andatevene a fanculo, ciao. Gli occhi che già devono separarsi. Oh, non giratevi mentre vanno via, che guarda che guarda i culi questo. No! Ma come si dice? L'attesa aumenta il desiderio. Ma cosa cazzo dici, Magalli? Hanno 14 anni! Magalli impazzuto! Bacio, bacio, bacio! Ma bacio di che? Piano! Bambini! Piano, piano! È la prima puntata e si vogliono già slinguazzare! Dov'è il telefono? Porca vacca. Non ci sono belle cose. Sgammata? Io manco l'ho guardato il telefono. Cioè, cazzo tuoi, nessuno ti ha detto tieni il cellulare, ma... Ah! 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 Snitch! Nateoli? Non lo so. Lei non lo sa. Non lo almeno so. Questa non è stata infame. Ma secondo voi dove l'ho trovato il cellulare? Ah, sotto... Qua. E di chi è? Chi sta qui? Chi sta qui? Io di là! Vai, no, vai, furbatesi! Sono io. Non ho avuto coraggio. Venga con me. Aia, grazie. Aia. Qua è bastonata. Sì, messa di sì. Sono Michelle, ho 15 anni. Mi sa che te ne vai già a fanculo. Ma provate a dirmelo in faccia. Sì, te la tiri, te la tiri, te la tiri, te la tiri, te la tiri. Guarda, godo, se ti buttano fuori, godo. Questa è palese che è andata là solo per fare i follower. Dai, 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 su. Sembra suo figlio perché avete lo stesso completo. Ditelo che vi appartenete. Cioè, sì, però i capelli vi appartenete. Mi dissocio, mi dissocio. Body shaming, mi dissocio. Ah, regà, nascondete tutto qua. PlayStation. Questo si è portato la PS qua, cos'è? Ma che cazzo vuol dire? Padre Pio. Padre Pio. E chi invece Pio. Dell'anima? Ma perché ha un Padre Pio? Ma dove l'hai trovato quella pizza? Beh, l'ho portata da casa, ovviamente. Poi ho un tutto. Ma questo che cazzo c'è? Una valigia! Ma questo che cazzo è? No, raga, questo è LSD puro, cioè non è possibile. Ma che cosa vede? Guardalo! Oh, di sopra una patata di 3 mesi fa. Una patata? Una patata, un tubero. E cosa se ne fa? Tubero? Praticamente sono stato bullizzato perché... Perché? Parlavo con le verdure. Perché parlavo con le verdure? Ma che cazzo si è chiavato questo? Acidi! Per forza, come cazzo è? Che parlavo con le verdure, portavo un peperone a passeggio, così era più buono quando lo mangiavo. Secondo quale principio? Cosa vuol dire a passeggio? Cioè, gli ha messo il collare al peperone se lo portava in giro col collare? È particolare, come... Ci proverò anch'io. Anche lo scopettone nel water di Donald Trump. Ha nascosto qualcosa? Abbiamo nascosto qualcosa, sì. Come abbiamo? Gruppo. Cioè, lei denuncia così tutti i suoi compagni. Ma questo è un coglione! Ma che cazzo fai? Abbiamo fatto tutti... compreso io, nascosto tutti. Ah, compreso lei. Ma questo è un genio del cazzo! Cioè, è incredibile, signor... Ma che cazzo fa? Tutti colpevoli, tutti da punire. Tutti colpevoli, tutti da punire. Faccio una cosa. Ma che cazzo ridi? Ma cosa sta dicendo questo? Mi chiamo Luca e ho 15 anni. Mi portano sempre la colazione a letto. Mi piace essere viziata. Mamma, la colazione! Madonna, cazzotti in bocca, ma educativi. Uno schiaffone educativo potrebbe anche darglielo. Io più che la mamma sono la serva. Brava! Bell'esempio! Grande! Così crescono con la mentalità che tutte le donne siano schiave. Brava madre, bravissima. Brava. Io veramente non ho parole. Poi ci sorprendiamo se ci sono misogini, se ci sono razzisti, omofobi nel mondo. Ma se questi sono i genitori! Oh, no. Ma se questi sono i genitori!
signor Dago, ha una crisi epilettica, è un grande appassionato di calcio, in particolare del Milan e del glorioso trio olandese. Le piace Ruud Gullit? Ah, il calciatore dell'Inter? No. Sì. Del Milan, che gioca insieme a Van Basten. Sì. Ah. E l'altro? Messi? No. Messi al Milan? Messi. No. Rai? La Nokia? Richard! È Richard, ragazzi, è Richard! Veramente, veramente molto buono. Di dov'è? In Veneto. Veneto? Di chi è? Lei è simpatico, signor Dago. Questo è il suo modo, è simpatico. Bravo, vai. Mi toglie una Bravo. Curiosità. Perché dice sempre è? Perché è una roba nostra, Esbono, stanno per i coglioni. State per essere investiti da una raffica di missili nucleari. Cosa? Non molto lontano si vede un bunker. Ma il bunker ha soltanto 11 posti. Siete fortunati, riuscirete a entrare tutte e 10 voi. Ma avete anche la possibilità di salvare una vita umana. Una. E con questa persona poter ricostruire una società. Serve una donna per forza per ricostruire il tutto. La donna incinta, lo so, la donna incinta anche. Il Papa. Non si può non portare il Papa in un bunker se il mondo sta... Sì che si può non portarlo. Che cazzo te ne fai del Papa? Roberto Baggio. Era un poeta, un famosissimo poeta. Roberto Baggio, ma giochi a calcio! Roberto Baggio, un famosissimo poeta! Celebre scienziata perché innanzitutto è una scienziata e poi perché è femmina e quindi... Sì, ma... Non penso sia in grado di procreare, Rita Levi Montalcini. Siamo nel 92! 1992! È ancora viva! E è comunque, forse, un po' vecchiotta per procreare. Cos'è? Molto bene. Il ballo? Allora. La danza? Signorine, è arrivato il momento di conoscervi. Vieni, si sniffano. Signor Andreini, le venga a prendere la sua divisa. Il signore mi ha aiutato sicuramente. Il signore mi ha aiutato? Ma che bravo. Cazzo sto sentendo quest'anno? Raga, ma che vuol dire signore mi ha aiutato? Potremmo domani vedere che cosa voi abbiate appreso sulla regina Margherita. Domani ci interrogano, domani mattina ci interrogano su questo libro. 16 pagine. No, Chiara Ferragni Mignon si è incazzata. Aspetta. Oh, piedi, via, piedi. Via, piedi, via. Io vado fiero del fatto che posso portare... Lui ne va fiero! Lo stemma del collegio sul petto. Ma che cazzo sei fiero d'avere lo stemma del collegio sul petto? Giordano è molto insicuro. Secondo me devi mettercela tutta. Cioè, sei arrivato fino a qui è solo un test. Tutta! Non parlo più! Sono molto preoccupato che Michelle non superi il test perché vorrei andare avanti con questa conoscenza, quindi... Comunque ti voglio straconoscere. Ti voglio straconoscere. Direi. In amicizia? Ovvio. Ah. In amicizia. Bam, subito Friends. Prega, non voglio parlare con nessuno, io voglio andare a chiamare mia mamma. Ma Chiara Ferragni non si comporterebbe così, Chiara Ferragni. Io devo dare esempi in questo collegio. Quindi, signorine Gashi, signor La Polla, dovete lasciare il collegio. Secondo me non è giusto, dico solo questo. Grazie per aver confermato con questa sciocca risposta che faccio benissimo ad allontanarla. Si accomodi. Beh. Dai, torna a farti fare la colazione da mamma. Niente follower! Niente follower! Niente follower, cazzo! Che sfiga! Ma guarda, ma che sfiga! Cioè, non riesco a empatizzare, scusatemi, ma non empatizzo proprio per un cazzo. Ci buttiamo fuori due persone senza motivo! Senza motivo? E noi guys studiate, sbono! Ma senza motivo di cosa? La più fiera del collegio è stata cacciata fuori. Cosa vuol dire? Ma che cazzo? Quindi? Ma che cazzo? La più figa del collegio è stata cacciata fuori. Glielo annacquo, non puoi annacquare un fischietto. E quale inizio migliore di un sano risveglio muscolare? Vai, vai! Fare andare le gambine, bastarda! Non ho potuto non notare durante il test di selezione
la vostra povertà lessicale. Impariamo 4 parole nuove al giorno. 4? Sia mai. Empatia, quella che non so cosa sia, signore, mi dispiace per tutto il mondo, ma io l'empatia proprio l'ho vomitata e non l'ho più trovata. Essere empatici significa una cosa molto più profonda, entrare dentro e arrivare al punto. Entrare dentro? Adesso vorrei chiedervi la definizione di una parola che conoscete tutti. Sì. La parola è coraggio. Cioè, il coraggio di fare un elicottero davanti a 30.000 persone, dici? Ok. No, sto scherzando. La vita è un susseguirsi di alti e bassi che la rendono l'altalena più bella. No, mi sono tagliato. Poi, dopo. Però dopo un po' diventa pesante sopportare tutto senza poter mai liberare emozioni. Avete bisogno di una psicologa o uno psicologo? Lo fa bene a tutti, parlare con qualcuno. La prima settimana volge al termine. Volge al termine. I migliori studenti di questa settimana sono stati, per le donne, la signorina Cerio. Figurati. Complimenti. Vai, prendi il tuo diploma dei cazzi. Per gli uomini. Mi dissocio da me stesso. Tourette, scusate. Vedo troppi capelli. Rimedieremo. Vabbè, ma lei è un bullo! Preside, non è che se lei non ha i capelli allora tutti devono rasarsi. Ma godrò comunque a vedere i bambini piangenti che si tagliano i capelli. Miei cari fioi, per questa prima puntata del collegio vi chiedo un like. Sì. Un like per 200.000. Va bene? Facciamo così. Un like per 200.000. Bene. A posto.